Buonasera a tutti e benvenuti al secondo appuntamento dedicato al mondo digitale. Mercoledì scorso abbiamo parlato delle origini del web. Bruno e Claudio, che ringrazio ancora, ci hanno accompagnato a conoscere le origini fino ai giorni nostri. Come sono cambiate le potenze economiche mondiali, il navigare in sicurezza e come difendersi dalle insidie. Le app, i cookie e tutti gli altri termini che incontriamo quando utilizziamo internet. Oggi cercheremo di chiudere il cerchio delle conoscenze digitale, affrontando fra l'altro l'identità digitale e l'argomento dell'intelligenza artificiale. Quindi non mi resta che lasciare la parola a Bruno. Un grazie ancora a te. Grazie. Allora, io la cuffia non la metto stavolta, perché l'altra volta ho un po' sudato e chiedo a Claudio di interrompermi a un certo punto, che non succeda come l'altra volta che ho sfornato, diciamo. Posso iniziare una bottiglia? Aspetta. Ah, eccoci. Bene, allora inizio io, pochi minuti diciamo, poi lascio principalmente a Claudio. Io affronto un paio di temi e quindi direi che possiamo già partire. No, è già partito. Sì, con le slide. Sì. E, a sto punto, allora cominciamo stasera a trattare il discorso dell'identità digitale. E allora dovete sapere che gli addetti dei lavori già da diversi anni parlano del decennio digitale per l'Europa 2020-2030, perché sono previste tutta una serie di normative che pian pianino stanno varando e tutta una serie di cambiamenti per quel che riguarda l'identità digitale. Identità digitale intesa come documenti che noi utilizziamo. Perché questo? Perché sostanzialmente serve un'identità digitale per farci riconoscere da internet. Mentre una volta uno andava in un ufficio e con un documento si faceva riconoscere, adesso se vogliamo fare le cose da casa utilizzando internet abbiamo bisogno di uno strumento che ci riconosca in sostanza. E così questo è il concetto per cui si è formata questo discorso dell'identità digitale. Allora, avrete notato che i nostri documenti, pian pianino, nel corso degli anni, da documenti cartacei sono diventati dei pezzi di plastica, in pratica, no? Abbiamo la patente, abbiamo la carta d'identità, il codice fiscale, tutti. Poi ci sono le carte di credito, tutto quello che ne consegue, no? Quindi tutti questi documenti in plastica che magari contengono un microchip che ci consentono di farci riconoscere nelle varie occasioni. E poi sono nate, ad esempio, andiamo avanti, delle applicazioni tipo SPID, tipo la carta d'identità elettronica. Non so se voi conoscete tutti SPID, lo utilizzate, penso che ormai sia ormai patrimonio di tutti. E questi sono i primi sistemi, in sostanza, che si utilizzano per farci riconoscere dal web, da internet, per poter interagire. Allora, tutto è nato in base a una legislazione europea fatta nel 2014, nel 2013. Allora, nel 2013 è stata varata questo principio di normativa per l'identità digitale. In questo ambito si sono mosse le aziende private. E così è nato SPID, ed è nato molto più velocemente che la pubblica amministrazione, la politica si adeguasse a tutto questo. Infatti noi adesso ci troviamo in Italia ad avere sia SPID che la carta d'identità elettronica, che sono molto simili, anche se tecnicamente un po' diversi, però sono molto simili. Abbiamo 36 milioni di SPID e 1,5 milioni di carte d'identità digitali. Ma un paio d'anni fa il governo ha paventato il fatto che lo SPID venisse tolto.
c'è stata un po' di rivolta, un po' di malumore. Io penso che le due cose continueranno per un po' di anni appaiate, però noi siamo nati sostanzialmente con la carta d'identità, non possiamo eliminare la carta d'identità, quindi penso che alla lunga rimarrà quella come documento valido anche per l'identità digitale. Poi nessuno ci vieta di usarli entrambi, hanno funzioni molto simili anche come sicurezza, hanno tutte e due una sicurezza che arriva a livello 3, magari per averli ci sono metodi diversi, perché SPID si fa in un modo, la carta d'identità si fa nella maniera classica, si va in comune, però voglio dire, ne abbiamo due, sappiamo che un po' alla volta probabilmente ne rimarrà solo uno. Io ad esempio ho solo carta d'identità digitale, riesco ad accedere a tutte le applicazioni della pubblica amministrazione senza problemi, vedo che sempre più viene inserita questa possibilità, quindi probabilmente penso che rimarrà questa, è un'opinione, poi vedremo. In Italia comunque ci sono 12 provider che vendono questo servizio, infatti come dicevo prima è supportato da aziende private e sostanzialmente si fa, se l'avete fatto andando magari dal tabaccaio per farvi riconoscere, a tutta una serie di passaggi che vengono utilizzati all'inizio per accertare la vostra identità. Bon, andiamo avanti. Adesso sono apparse dei nuovi termini, sempre in merito all'agenda digitale. Si comincia a parlare di wallet, che praticamente vuol dire portafoglio, perché l'intenzione è di inserire nel telefonino, nel vostro telefonino, tutta una serie di documenti che non saranno più, diciamo, di plastica o cartacei. Viene dematerializzato il documento e viene inserito sul telefono. I primi che dovrebbero già partire dal 2025 sono la patente, quindi uno si mette la patente nel telefono utilizzando un'app che si chiama Io, non so se qualcuno ce l'ha, se la conoscete, è un'app che si può scaricare, qualcuno la chiama Io, qualcuno la chiama Io, comunque in sostanza dovrebbe essere un'app multifunzione che consentirà di inglobare dentro sé tutti i documenti. Cominciamo con la patente, poi ci andrà il codice fiscale, la carta, i certificati per gli invalidi e stanno parlando anche del certificato elettorale, c'è un po' di trattativa perché qualcuno dice è troppo presto, comunque pian pianino tutto entrerà in questa applicazione, ma intendo non solo applicazioni rivolte alla pubblica amministrazione, ma ad esempio anche alla banca, non so, ai trasporti pubblici, ci sarà la possibilità con questa app di accedere un po' a tutti i servizi e funzionerà, se vi ricordate, come il Green Pass. Quando vi chiedono un documento, gli farete vedere un QR code e vi identificano e quindi il controllo patente diventerà molto più veloce. Quindi stiamo andando in questa direzione. Questo comunque è un progetto europeo, esiste un portafoglio italiano ma anche uno europeo. E è previsto che per il 2026 questa cosa deve essere in funzione in tutta Europa. Io dubito che sarà così perché attualmente solo 14 paesi europei su 27 hanno un sistema di identità digitale. In Italia ce l'abbiamo, in Spagna, in Portogallo, in tanti paesi c'è, in alcuni paesi proprio non è ancora decollato e non so neanche se sarà facile farla decollare in sostanza. Però è un progetto europeo che ha delle scadenze ben precise, se non sarà il 2026 sarà il 2027, si va in questa direzione. Quindi il nostro telefonino diventa un portafoglio che contiene tutta una serie di documentazione, ci farà fare anche delle cose in più perché sarà possibile ad esempio interagire
con l'Agenzia delle Entrate, quindi dichiarazione di redditi, si parla anche di ISE, che uno in automatico possa calcolarsi l'ISE. Poi ci saranno ovviamente delle resistenze, perché sulla burocrazia attuale qualcuno ci vive, si mangia anche, no? Quindi è facile che la cosa non decolli così velocemente, ma la direzione è questa. Quindi il telefono, come un portafoglio, conterrà la nostra identità, i nostri documenti, e cioè, avremo un sacco di vantaggi, ma questo implica anche a introdurre dei rischi, perché voglio dire, noi non teniamo il telefonino come teniamo il portafoglio, magari lo lasciamo sul tavolo al bar, non abbiamo la stessa cura che abbiamo acquisito negli anni nel conservare il portamonete, no? Quindi dovremmo imparare, e l'altra volta vi dicevo delle buone abitudini, no? Anche in questo caso, quindi custodire bene il nostro device, proteggerlo, e proteggerlo ad esempio dai virus, da tutto quello che può far sì che i nostri dati vengano carpiti, rubati da qualcuno in sostanza, no? E quindi a questo punto introduciamo il discorso degli antivirus. Avete visto qualche giorno fa, c'è stato un venerdì di blackout per qualcuno, no? Era un aggiornamento su macchine Windows, no? Su quelle Linux, l'altra volta abbiamo parlato di Linux, non è successo niente perché il problema lì non esiste in sostanza, no? L'aggiornamento perlomeno lì si fa quando decidiamo noi, non quando decide Microsoft o chi ha fatto il sistema operativo. È successo che un aggiornamento fatto male ha messo fuori gioco alcune macchine, e siccome loro lo fanno in automatico, poi per qualcuno è stato difficile anche recuperarle, comunque la cosa si è risolta, non era un virus, era un aggiornamento di un sistema di protezione, quindi diciamo tutto sommato di un antivirus. Allora bisogna dire che i sistemi operativi tipo Linux, oppure anche quelli che usa Apple, sia sui telefoni che sui computer, hanno una sicurezza intrinseca, derivano tutti dal vecchio Unix, sono fatti in un certo modo che sono molto meno attaccabili dai virus. Anche perché per installare qualcosa ti chiedono la password, Windows magari lo fa in maniera più allegra e poi magari ti installa un virus o qualcosa che fa danni, no? Quindi il consiglio è di dotarsi di un antivirus sia sui PC, specie se sono Windows, anche se loro, come dicevo prima, hanno già un sistema integrato che protegge. Però l'antivirus offre delle funzionalità in più, magari ha un aggiornamento più veloce, perché gli antivirus si aggiornano costantemente per avere l'elenco dei virus e poter difendere la macchina, appunto, mentre l'aggiornamento del computer magari avviene meno frequentemente. Questo vale anche per Android. Android inteso come sistema operativo per i telefonini, penso che quasi tutti hanno un telefonino con Android. Allora, anche lì esistono dei software che stanno sotto che vi proteggono dai virus, però esistono, cominciano ad esserci gli antivirus anche per i telefonini, e hanno delle funzionalità anche abbastanza, come dire, utili, se ad esempio vi rubano il telefonino, perché potete da remoto bloccare tutto quello che sta sul vostro telefono. Ecco che se era diventato un portafoglio con dentro tutti i vostri documenti, vi accorgete non dopo una settimana, ma dopo magari mezz'ora che vi hanno rubato il telefono, che è sparito, agendo da un altro device riuscite perlomeno a bloccarlo, quindi a evitare che vi vengano rubati i soldi, i documenti. E ci sono funzionalità che vi dicono anche di dov'è in quel momento il telefono, sempre che chi non l'ha rubato non abbia bloccato la possibilità di identificare la posizione, e di solito è così. Comunque, secondo noi, utilizzare un antivirus, e se utilizzate questi sistemi, è una cosa, diciamo, utile.
Gli antivirus ne troverete di gratuiti, ce ne sono a pagamento. Allora, io uso quelli gratuiti perché così mi diverto a non spendere queste cose, però ce ne sono a pagamento che non hanno costi esagerati, insomma. Succede anche che purtroppo con Windows vi viene venduta la macchina già con antivirus a bordo, che per un periodo è gratuito, e dopo che avete iniziato ad utilizzarlo e magari vi trovate bene, allora dopo dovete confermare il fatto che dovete pagare, in sostanza. Questa non è una politica, secondo me, corretta, no? Perché ti abituano, ti danno lo zuccherino all'inizio e dopo paghi. Ce ne sono di gratuiti. Io uso Avast, ad esempio, da tanti anni sulle macchine Windows, e l'ho sempre utilizzato in maniera Avast, si chiama, e lo fanno anche per Android. Uso quello, su Linux non uso niente perché ho più macchine Linux e Windows, però per lavorare devo averle tutte e due. E quindi, ecco, il consiglio è di dotarsi di protezione antivirus anche sul telefonino, perché se sul nostro telefonino ci andranno cose importanti, è giusto che sia protetto, ed è giusto già da subito cominciare ad abituarsi ad avere una protezione. Allora, vi ho parlato di identità digitale, dell'app Io, di carta d'identità digitale. Allora, qualcuno magari dirà: arrivano un sacco di complicazioni, sono cose difficili da utilizzare, perché poi tutti questi strumenti vanno attivati, ti mandano un PIN, un PUC, tutta una serie di cose che magari una persona, magari non più giovane, magari fa fatica da solo a far partire queste applicazioni. Allora, ho notato che molte regioni, molte pubbliche amministrazioni si sono poste il problema. Qui c'è un esempio del Trentino Alto Adige, che ha praticamente istituito dei centri dove le persone di una certa età possono rivolgersi per farsi installare le applicazioni, farsele configurare, in modo che uno le possa utilizzare senza avere grandi problemi. Sentivo qualche sera fa al TG3 che a Trieste partono 6 punti che faranno questo tipo di lavoro. E quindi la gente si può rivolgere lì e viene assistita. Ci sono dei ragazzi che vi spiegano come configurare il telefono per poter utilizzare queste applicazioni. Faranno anche un'altra cosa a Trieste. Prego. Questi sono pagati dall'ente pubblico. Sì, quelli di Trieste sono pagati anche da fondi PNRR, quindi è un progetto fatto con fondi PNRR. No, c'è, adesso ci arrivo. Sì, questi faranno anche, oltre che a fare questo servizio agli utenti, faranno delle serate come stiamo facendo noi, per diffondere la cultura in quest'ambito. L'altra volta vi spiegavo, se conosciamo bene quali sono le cose buone, ma anche quelle meno buone, se prendiamo coscienza del mezzo, probabilmente riusciamo a cogliere il buono e ad evitare il cattivo, in sostanza, no? Quindi è in programma anche questo tipo di cosa, no? Allora, Friuli Venezia Giulia. Allora, c'è un bel progetto fatto dalla regione toscana, che è stato sposato da altre 9 regioni, li ho messi sotto in elenco, che fa lo stesso lavoro in pratica che vi spiegavo a Trieste. C'è un numero da chiamare, si sono appoggiate a delle associazioni per consumatori che gestiscono questo tipo di lavoro. Infatti passo alla prossima e così vi do l'elenco di quelle che abbiamo in zona. E vi potete rivolgere lì, vi aiutano a installare le app, a configurarle in maniera corretta, vi danno qualche consiglio su come evitare problemi. Allora, queste si leggono poco qua. Ma vi darò il link da dove, perché era impossibile, perché ci sono orari
orari, indirizzi, farle stare in una videata era impossibile. All'inizio non vi ho detto una cosa. L'altra volta avevo promesso un foglietto con tutti i link utili. Allora, ho evitato di sprecare carta. Torno indietro un attimo e così vi do subito l'informazione. Ho messo nel mio sito, è abbastanza semplice, spinato.net, se volete prendervi nota, ho messo tutti i link che vi ho dato la volta precedente e domani inserirò anche quelli che vi consiglio stasera. E troverete anche il link di quella pagina dove ci sono tutti gli uffici in provincia di Pordenone dove rivolgersi con gli orari. Ecco, lasciamo un attimo se qualcuno vuole fare una foto, poi torno lì. Comunque alla fine magari ve lo rimetto. Allora, dicevo, questo progetto sostanzialmente è gestito dalle regioni, quindi con soldi pubblici, e ho letto un po' questo, se avete meno di 65 anni probabilmente non vi prendono, no? A meno che uno non abbia delle problematiche, è mirato principalmente agli anziani in sostanza, no? Persone che hanno un po' di difficoltà con le nuove tecnologie, no? È gestito da due associazioni di consumatori in regione, che sono Federconsumatori e Adiconsum, che hanno fatto una convenzione con la regione, e quindi uno può prendere un appuntamento, andare lì, dire: guarda, io ho la carta d'identità elettronica, ce l'ho, ma non riesco a inserirla sul telefono, io lo uso con l'app sul telefono ed è molto, molto pratica, no? E ve la installano e vi spiegano come utilizzarla. Ho detto sarò breve e io sono quasi alla fine, non ho capito quanto tempo è passato, comunque cosa sono? Beh, 20 minuti sono passati. Sì. Introduco solo un argomento che poi tratterà Claudio. Allora, l'Europa, prima vi ho spiegato, Agenda 2030, tutta una serie di innovazioni per rendere tutto più smart, tutto più semplice, però l'Europa da un po' di anni si occupa anche di legislazione che ci difende dalle pratiche che queste aziende del web spesso utilizzano a nostro sfavore in sostanza, no? E tutto ha avuto inizio nel 98, la prima causa che ha fatto storia e anche giurisprudenza, perché adesso viene tenuta come riferimento, da una causa fatta da, quella volta il commissario era Mario Monti a Microsoft, e gli ha piazzato una multa da 497 milioni di euro a Microsoft. Poi l'hanno pagata e 3 anni dopo ne hanno preso una da 200, quando non c'era più Monti ne hanno preso una da 200 milioni di euro. No, questa cosa sta funzionando e guardate, non vi ho fatto l'elenco, ma ce ne sono un paio all'anno, non solo a Microsoft, l'ultima è di Apple per lo store, che non dà spazio alla concorrenza, ce ne sono continuamente. Ecco. Google, Amazon Italia ha preso una multa l'altro ieri Amazon Italia, perché usa i corrieri in maniera estremamente scorretta. Ci sono queste SRL che spariscono, non pagano l'IVA, sì, perché poi l'economia del web ha anche i suoi lati oscuri, come vi ho spiegato l'altra volta, no? Allora, vi ho detto questa cosa perché volevo trattarla, ma lascio che faccia Claudio, perché poi Claudio ci spiegherà un po' anche quelle che sono le principali leggi europee che ci difendono dagli effetti spiacevoli del. Quindi mi fermerei qui e do la parola a Claudio che prosegue. Vabbè. Eccoci qua. Allora. Eccoci qua. Sì. No, se volete intervenire ci fa piacere, perché vorremmo che fosse un po' discorsivo l'argomento. Se avete dei dubbi, delle cose, dite pure. Diciamo che sono tanti di questi, però potremmo anche limitare
diciamo, disposizione, o rinviare magari anche a un secondario conto, ma sì, tutte le cose che ci sono sfruttate possono essere magari una discussione più. Lo avevamo anticipato l'altra volta, che forse a settembre vediamo di raccogliere magari le vostre richieste e di mettere insieme magari un'altra serata e andare proprio a bomba su quelli che sono gli argomenti che vi interessano. Perché la... No, ma l'ambiente è vastissimo, perché al commercio elettronico, al non banking, ce ne sono un sacco di cose. Il messaggio che doveva passare in queste serate è che bisogna imparare a discernere e a distinguere le due cose. E lasciamo che continua a parlare. Va bene, grazie. Allora, io questa sera volevo soprattutto parlarvi di intelligenza artificiale, no? Diciamo che io in realtà faccio una piccola premessa, intanto che faccio partire la presentazione. La premessa è che io non sono un esperto di intelligenza artificiale, nel senso che, sono un esperto informatico, quindi mi interesso e cerco di stare al passo con le varie cose, però diciamo che gli specialisti in intelligenza artificiale spesso hanno grosse competenze matematiche e c'è anche un altro aspetto, no? Cioè, l'aspetto è che per fare intelligenza artificiale come si fa oggi servono grandi industrie, grandi investimenti, perché diciamo che i sistemi di addestramento e tutte queste cose qua richiedono grande potenza di calcolo e insomma grande tecnologia, no? E quindi così. Noi per parte nostra impariamo a utilizzarle e impariamo anche a conoscere alcune cose, no? Nel senso che impariamo a conoscere quali sono le cose dell'intelligenza artificiale che potrebbero impattare su di noi, no? Impattare in senso positivo e qualche volta anche negativo, no? Nel senso che molti in questo periodo magari hanno dei timori, il timore verso la cosa che non si conosce, no? E quindi uno dice, ma si parla tanto di questa cosa, non mi fido tanto, no? E alle volte hanno anche ragione, però un po' c'è da dire che ci sono degli aspetti invece che hanno il loro interesse. E comunque è qui per restare, sicuramente l'intelligenza artificiale è qui per restare, e quindi insomma è bene sapere che cos'è, perché questo ci può aiutare. Allora, niente, qui c'è la solita slide in cui noi ci presentiamo, no? Ecco, allora, quindi l'intelligenza artificiale, no? Allora, io partirei da così. Intelligenza, che cosa significa intelligenza? Insomma, è una cosa un po' così. E che cosa significa artificiale? Allora, artificiale in realtà è facile di dire che cos'è artificiale. Artificiale è tutto quello che non è naturale, che non è presente in natura, no? E quindi possiamo dire che l'intelligenza artificiale è un'intelligenza artefatta, cioè non è presente in natura così com'è, no? Ecco, e quindi, allora, io per partire, no, così facciamo, vi do anche un assaggio di quello che è l'argomento del momento, che è ChatGPT, che molti di voi avranno anche visto all'opera, forse qualcuno non l'ha visto, non so, potete dirmi se avete visto, qualcuno di voi non ha mai visto ChatGPT in funzione? Ecco. Ok, vedo che c'è qualcuno che non l'ha visto, molti altri invece sì, immagino, no? Uno l'ha visto. Proprio. Ok. Va bene, dai, diciamo che insomma c'è una certa percentuale, l'ho visto, ma ancora c'è qualcuno che. Diciamo che chi l'ha visto è timido e non alza la mano. Ok. No, okay. Comunque sì, qualcuno l'ha provato, però io vedo che tanti. Non lo conosco. No, infatti, per adesso, però diciamo che
E sono un po' di anni che si sente parlare di intelligenza artificiale, no? E quindi che entra nel nostro orecchio questa parola, no? E soprattutto da inizio 2003, quando è uscito ChatGPT, che è stato un punto di svolta, no? Perché praticamente ha dato un sistema che adesso vediamo, no? Con cui la gente può interagire, insomma, no? Portandosi dietro tutta una serie di problematiche che appunto adesso vediamo. Allora, tornando a noi, no? Che cosa significa intelligenza, no? Lì il concetto è difficile. Io gliel'ho chiesto proprio a ChatGPT, il quale mi ha detto: l'intelligenza è un concetto complesso e multidimensionale che può essere definito in vari modi a seconda del contesto e della disciplina in generale. L'intelligenza può essere descritta come la capacità di acquisire e applicare conoscenza e abilità, no? E quindi, comunque, il concetto è dopo, cioè, quindi anche bravino, tutto sommato, no? Ok. E quindi cioè, ci dice che appunto è un concetto complesso e anche multidimensionale, cioè il modo di definire intelligenza può variare a seconda del contesto, insomma, no? E quindi dire che un determinato soggetto, che può essere umano o anche animale, per dire, no? O anche artificiale, no? Può esprimere vari tipi di intelligenza, insomma, a seconda di come noi vediamo la cosa. No, io fra l'altro adesso qui vediamo se riesco a trovare, eccolo qua, no? Cioè, questa era quello che vi ho detto prima, è diciamo l'inizio di questo discorso che mi ha fatto ChatGPT, no? E quindi lui qua mi dice che c'è la definizione psicologica, c'è la definizione educativa, c'è la definizione neuroscientifica, quindi, no? E ognuna di queste socioculturale, eccetera, no? Artificiale, quindi ChatGPT stesso ha messo, io gli ho chiesto: potresti darmi una definizione di intelligenza? E questo è quello che mi ha risposto, no? Ecco, no? Quindi, tutto sommato si è anche comportato bene, mi ha spiegato un sacco di cose, insomma. Quindi da questo punto di vista è stato sicuramente utile, no? E quindi, appunto, ripeto, dipende dal punto di vista, insomma, ecco, no? Ecco, allora, io direi che prima di tutto magari vi faccio vedere qualche cosina, no? Eccolo qua, qualche cosina prima di passare alla storia dell'intelligenza artificiale, che comunque ha dei suoi interessi, no? Io direi che vi farei vedere qualche cosina di come chiacchiera ChatGPT. ChatGPT, il nome stesso lo dice, in inglese chat significa chiacchierare, no? GPT è un acronimo, non mi ricordo esattamente che cosa significa, però comunque è un chiacchierone, sostanzialmente, questo è il concetto, no? E allora proviamo un attimo giusto a chiacchierare, no? Allora vediamo un po', eccolo qua. No? Ecco, questo è il mio account, sono io, di ChatGPT. No? E quindi, allora questo è l'account gratuito, ciascuno di voi, se vuole, può andare nel sito di OpenAI e chiedere un account gratuito, no? E quindi c'è il primo step, che è quello basico, insomma, no? Che comunque è già bello potente, no? Ma volendo si può acquistare vari tipi di cose, perché comunque OpenAI fa dei servizi. Giusto per dire due parole, allora, intanto questo è una intelligenza artificiale, ce ne sono altri, c'è quella di Google e ce ne sono altri. Questa è stata acquistata da Microsoft, OpenAI, per mi pare $1 miliardo poco tempo fa, no? E loro, se ne intendono, sanno dove mettere i loro soldi, e ne hanno messi parecchi, no? Ecco, e perché così tanti? Perché comunque, come dicevo prima, per far girare queste cose ci vuole una potenza di calcolo smisurata, no? Cioè, qua ci stiamo parlando di stazioni con migliaia di server, con schede grafiche, no? E così via, no? Per cui insomma, diciamo che mentre l'utilizzo, dopo vediamo anche come si fa a fare una di queste, no? Cioè, ripeto, io non sono un grande esperto, però un po' mi sono documentato e vi darò anche il link
se desiderate approfondire anche voi, no? E quindi sì, e quindi si parlerà appunto di addestramento e cose di questo genere. Va bene, dai, vediamo intanto che cosa ci dice allora, no? Eccoci qua. Allora, ciao. Qualcuno ha una domanda da fare? Ah, sì, volentieri. Ciao, come ti posso aiutare oggi? No? Va bene, allora intanto gli dico, guarda. Allora, poi gli dico. Sono a Panzano con qualche amico. Ecco, allora, io me le sono pensate queste cose qua, ma non le ho fatte le domande, quindi sarà una sorpresa anche per me il risultato. Ok, allora, sono a Panzano con qualche amico, vediamo un attimo. Ok, che bello, spero che stiate divertendo a Panzano. Ok, va bene, diciamo così. Allora, andiamo un attimo più sul tecnico, no? Allora diciamo, allora, beh, intanto siamo gentili, lui è una chiacchierata, no? Ecco, questo qua è già un argomento interessante, perché ChatGPT è stato istruito per chiacchierare, quindi lui fa comunque un dialogo, no? E come vedete è anche pertinente, cioè non tutto quello che c'è qui dentro è artificiale, perché l'addestramento è artificiale, i risultati, i contenuti sono artificiali, però ci sono delle cose che non sono artificiali, e questa è un'altra anticipazione di quanto vedremo tra poco, no? Ok, allora beh, insomma, siamo bravi, siamo gentili, diciamo sì sì, ci stiamo divertendo, ok. Sì, ci stiamo divertendo. Ok, bene, perfetto. Vabbè, qui adesso va bene. Ottimo, avete in mente di fare qualcosa, va. Ok, allora, adesso cambiamo argomento. Gli chiediamo, tu sai qualcosa di Ranzano? In comune di Fontana Fredda, punto di domanda. Ok, bene, quindi qualcosa di noi lo sa, eh? Ma non è un caso, però tende a nominare qualche volta. Sì. No, no, sicuramente, ma dopo ne parliamo, si parla di allucinazioni, si parla di bias. Come fa a pescare questi dati? Sì, sì, e soprattutto, ma adesso lo diciamo sicuramente, no? Va bene, quindi ci racconta un po' di storie. Mi sa, ecco, adesso qua lui qua in realtà dice ancora un po' di più, ok. Se hai bisogno di ulteriori informazioni su elementi specifici, fammi sapere. Allora adesso proviamo a chiedere se lui sa da dove si sono arrivate queste informazioni. Mi sai dire da dove ti sono arrivate queste informazioni? Punto di domanda. Ok. Ecco, quindi appunto sì, mi pare che resta comunque, non ho accesso a una fonte specifica, quindi resta leggermente sul vago, no? Perché è il modo in cui è stato istruito, cioè non è come un indice dove lui va a pescare e quindi a collegare direttamente degli argomenti con delle fonti, no? Questo lui non lo fa, no? Perché per il suo modello di funzionamento è diverso, e ci arriviamo, no? Adesso io voglio chiedergli una cosa, vediamo se lo sa fare, non ne sono sicuro. Allora, mi puoi tradurre l'ultima frase in dialetto veneto? Punto di domanda. Sempre lui qua, Sì, ma qua adesso, allora, adesso dopo, glielo chiedo dopo, ecco, il frullano glielo chiedo dopo. Ok.
Se vedo altre formazioni che nelle specifiche non posso cercare altre, avuto che lo faccio lo stesso. Cioè, quindi qualcosa insomma mi ha detto, no? Su Wikipedia l'altra volta, che ho fatto vedere, Fontana Fredda è bilingue risulta. Ah, okay. Friulano e Veneto. Sì, sì, come molte parti del Friuli occidentale, insomma, ecco, no? Destra Tagliamento, dai. Ok. Ok, va bene, dai. Allora, per par condicio, glielo chiediamo anche a Friulano. No. Dopo. Ok, allora. Sì, assolutamente. No, perché uno si è lamentato, ha detto qui siamo in. Sì. Vabbè, dai, allora per par condicio me la traduci anche in dialetto di qua, un friulano se parlano stretto qua. Ok, ecco, allora qua volevo farvi ancora vai a cane qua. Ok, comunque ecco qua, volevo farvi notare un'altra cosa, io adesso ho un sottointeso, cioè non gli ho chiesto di nuovo di tradurre la frase, ma gli ho detto me la traduci anche in friulano perché ChatGPT è tanto bravo da conoscere anche il contesto, vediamo se è vero. Se tu dici informazioni sui dettagliati specifici, quelli chattati da tue, i febbri, eccetera. Quindi, come vedete, insomma, cioè, è multilingue, ragazzi. Cioè, voglio dire, se parla anche i dialetti italiani, no, vabbè, allora qua diciamo, vabbè, il friulano è una lingua, quindi. No, ma al di là di questo, no? Non vedono molto, ma attentato. Guarda che c'è qualche sedia libera davanti che dice davanti. Ok, no? E quindi il professore è quello che è. Ok, e quindi diciamo che come vedete, insomma, cioè già qua abbiamo già affrontato alcuni degli argomenti che ci aiuteranno a specificare, no? E dopo lo specifichiamo, no? Magari sul discorso dell'odio online, dei bias, quelli che si chiamano, magari la conversazione la continuiamo dopo, perché ci sono altri argomenti che diventano delicati. Comunque qua avete già visto alcune cose interessanti, insomma, no? Soprattutto questo sistema, come appunto ChatGPT, ma anche gli altri sistemi LLM che vi dirò dopo che cosa sono, tipo anche Gemini di Google, no? Sono forti nella composizione linguistica, no? E dopo vediamo. Allora, fatto questa parentesi, passiamo un po' di teoria. Cioè, quindi andiamo a raccontare un attimo come si arriva qua. Cioè, questo è il punto d'arrivo 2023 ChatGPT, no? Però come siamo arrivati qua e che cos'altro si fa con l'intelligenza artificiale, no? E quindi andiamo a vedere a questo punto. Ok, aspetta che vediamo un po'. Eccolo, perfetto. No, aspetta. Come è? La presentazione, sicurezza? Forse questa? Aspetta, va. Ah, ecco qua, forse è questo. Sicurezza 2. Boh. Mamma mia, perché non riesco? Ecco, ah, ok, adesso. Ah, eccola qua. Ecco. Sì, ecco, allora, dicevo, no? Perciò, allora, qua arriviamo a una piccola storia di come nasce l'intelligenza artificiale, no? Beh, l'intelligenza artificiale nasce con i computer, no? Cioè, voglio dire, intelligenza artificiale oggi significa computers, no? E quindi è una cosa che si fa con i computers. E quindi, se parliamo di computers, no? Parliamo di Alan Turing. Alan Turing
fu un matematico, diciamo, del secolo scorso, no? Che nel 36, nella sua tesi di laurea, definì la teoria per una macchina che elabora dati, no? Cioè, quindi lui, che appunto dal punto di vista matematico, disse che era possibile costruire una macchina, una macchina che elabora dati, che quindi c'è un flusso di dati che entra, c'è un'elaborazione e c'è qualcosa che esce, no? Ecco, e questa è la macchina di Turing, no? Che fu teorizzata e poi fu realizzata qualche anno dopo, non tantissimi, come vedremo, però dopo alcuni anni, no? Quindi alla fine in realtà tutti i computer che noi abbiamo e anche i nostri telefonini possono essere definiti delle macchine di Turing, perché diciamo, e quindi questo è Alan Turing, insomma, ecco, no? Perché diciamo che rispettano i requisiti che lui presentò nel 1936. Allora, questo signore durante la seconda guerra mondiale fu il principale artefice della decifrazione della macchina di codice tedesca Enigma. Non so se conoscete la storia, no? Se non la conoscete, è una storia appassionante. È una storia appassionante, cioè che è bello conoscere. Ci sono dei film, dopo vi dirò, ci sono sicuramente dei libri, quindi se vi piace l'argomento, no? È perché è una cosa, è una sfida, no? E quindi, voglio dire, è quasi un romanzo, insomma, ecco, questa cosa qua. Si dice che questa macchina ha cambiato le proprie... Sì, cioè, allora dicono, no, che... Perché allora, che cos'era Enigma? Enigma era quella macchina che voi vedete lì, no? Che era una macchina elettromeccanica, no? Che praticamente venivano scritte in chiaro, esatto, era una macchina che cifrava, cioè c'era un generale tedesco che voleva comunicare con un U-boot oppure con un'altra cosa, e lui scriveva il testo, c'era il cifratore che digitava queste cose qua, no? Veniva fuori il testo codificato e poi c'era qualcuno che in codice Morse lo spediva attraverso lettere. Chiaramente attraverso lettere arrivava, cioè poteva essere ascoltato da tutti, però il dato era cifrato e se uno non aveva una macchina, ma soprattutto non aveva le impostazioni del giorno, non riusciva a decifrarlo, no? E quindi il sistema di cifra cambiava tutti i giorni, perché i tedeschi appunto avevano dei manuali, e i manuali ogni giorno veniva cambiata l'impostazione, e questo aveva non so quanti, ma tanti miliardi di combinazioni. Quindi era veramente una sfida enorme decifrarla, no? E Turing, appunto, con l'aiuto di altri e partendo da degli studi fatti già da alcuni matematici polacchi poco prima della guerra, no? Riuscì a costruire una macchina, no? Che fosse in grado di fare di trovare le combinazioni. La storia è anche un po' lunga, cioè c'erano un po' dei trucchi, perché se non si sapevano alcune particolarità era difficile dargli un punto di partenza valido, ma alla fine diciamo la macchina è stata veramente efficace e si stima che abbia fatto risparmiare 2 anni di guerra e molti milioni di morti, no? Quindi sicuramente è una cosa di tutto merito, in sostanza, no? Bene, ma noi stiamo parlando di intelligenza artificiale. Allora, in seguito Alan, no, si interroga sul concetto di intelligenza, come dicevamo prima, cioè, ma lui dice che cos'è l'intelligenza e lo possiamo costruire delle macchine che sono intelligenti? E allora, nel 1950, in un famoso articolo, no, che si chiama, mi sembra, The Imitation Game, il gioco dell'imitazione, no? Allora, lui partì dall'idea di imitare il comportamento dell'intelligenza umana, anche se non si sapeva che cos'era, anche se però diceva, benissimo, intanto facciamo finta come se, no? E quindi lo studio partì da lì e propose quello che è il famoso test di Turing. Il test di Turing significa che se c'è un umano, no, che è davanti a uno schermo, è su una...
una telescrivente, perché quella volta avevano le telescriventi, scrive una cosa, dall'altro qualcuno gli risponde: il test di Turing è superato se l'umano non sa dire se dall'altra parte c'è un umano oppure c'è una macchina, no? Quindi all'epoca questo era il test di Turing, no? Che, come vedete, ChatGPT oggi lo supera, ok? Quindi quello lì, dal punto di vista, da quel punto di vista è superato. Poi diciamo che nel corso degli anni l'argomento è stato un po' esteso, cioè si è molto ragionato in questi termini e quindi forse il test di Turing è un concetto un po' superato, no? Però è stata una pietra miliare, no? Ecco, poi io ho un'ultima slide su Turing, giusto per dire, insomma, no? Allora, la vita di Turing... Allora, intanto Turing è una persona molto particolare, cioè, voglio dire, non era un personaggio facile, era tutto matto, era un matematico, guardava solo le sue robe, era molto poco empatico, quindi, vabbè, c'aveva tutti i suoi difetti. Però è stato sfortunato anche perché il segreto, cioè, allora la storia di Enigma è rimasta segreta per decine di anni. Perché? Perché nel primo dopoguerra ci furono, io ho trovato su internet, no, delle macchine stile Enigma, no, più sofisticate, diverse, però basate sullo stesso principio. Quindi le teorie di decrittazione e di criptazione di questo tipo di macchine sono state segreto militare per molti anni. Non va dimenticato che qui si parla di guerra fredda e si parla di missili atomici, insomma, ecco, adesso tornano, ma insomma speriamo di no. Cosa devo dire? Ok, no? Bene, no? E quindi il segreto militare gli impedì di ottenere i riconoscimenti che avrebbe meritato, cioè uno che fa accorciare la guerra di 2 anni e risparmia milioni di vite, magari qualche medaglia se la sarebbe meritata. E invece lui non poteva dire che cosa aveva fatto durante la guerra. Dopo la crisi economica, ecco, un altro problema è questo. Dopo la crisi economica, l'Inghilterra non gli fece avere i fondi per costruire il computer, cioè, no? E lo sviluppo della sua macchina e la corsa fu vinta dagli Stati Uniti, cioè i computer vennero costruiti in Stati Uniti, nonostante che uno dei principali teorici dei computer fosse appunto un inglese, diciamo, no? E quindi appunto, cioè, finita la guerra, c'era una distruzione pazzesca, l'Inghilterra stava perdendo l'impero, no? Loro che erano abituati ad essere una delle prime nazioni del mondo si trovavano ad avere dei problemi e non avevano i soldi per costruire il computer, no? L'ultima beffa, l'ultima cosa che fu è che morì suicida nel 1904 a causa di una condanna per omosessualità. Quindi in Inghilterra fino agli anni 60-70 c'era il reato di, appunto, di atti osceni, queste cose qua, insomma, no? Lui era omosessuale effettivamente e ci fu un incidente per cui divenne pubblica questa cosa e fu condannato. La scelta era o andare in prigione oppure prendere degli estrogeni, quindi la castrazione chimica. Lui scelse questa seconda opzione, ma fu devastante a livello psicologico, tanto che si tolse la vita. Quindi diciamo che sì, è una cosa che è andata così, insomma, ecco, no? Ecco, se volete approfondire, c'è il film The Imitation Game, che per quanti di voi hanno Amazon Prime è visibile gratuitamente, no? E se lo trovate è interessante, cioè magari non è proprio esatto perché comunque è una fiction e quindi magari qualche piccola licenza se la son presa, insomma, no? Però è una storia vera, insomma, no? E quindi se, cioè, è anche un film godibile, insomma, se appena appena vi interessano questi argomenti, no? Bene, ok, e quindi questo è un attimo il punto di partenza, no? E ora passiamo invece ad una cosa. Ah, ecco, aspetta un attimo, vediamo se trovo la slide qua. Eccolo qua. Vedete lì sotto c'è il link che io girerò a Bruno, no?
che diciamo io ho preso dal sito dell'IBM una cosa che adesso vediamo se sono capace di far danni. Eccolo qua. Eccolo qua, no? Che è questo link qui, no? Eccolo qua, che appunto molte delle tracce che dico, delle cose che vi dico adesso le ho prese da qui, insomma, quindi se volete, no? Perché come vi dicevo, insomma, sono esperto in informatica, quindi metto le cose assieme, ma magari non sono così esperto in questo argomento, insomma. Va bene, dai. Ok, adesso qua, allora, vediamo un po' se riusciamo, perché sono così bravi poi io. Eccolo qua. Perfetto. Bene, andiamo avanti. Ok, bene, no? E quindi andiamo a parlare un attimo di come è nata questa cosa qua. Quindi abbiamo detto che già Alan Turing appunto si interrogava di queste cose qua, no? E fra l'altro qua si parla anche del gioco di Go e del gioco degli scacchi, che nel ruolo adesso è abbastanza banale, cioè se voi scaricate il più scemo dei programmi per scacchi su computer, magari online, insomma non riuscite a batterlo, ci vuole già uno bravo, insomma qualsiasi, proprio ormai sono molto forti, insomma, no, questi programmi. Però all'inizio sono stato una palestra, no? E anche Turing si interrogava su questo, sia sul gioco degli scacchi che sul gioco del Go, che è un gioco giapponese mai visto, io non l'ho mai visto, ma dicono che è ancora più complicato degli scacchi, no? E lui addirittura... A volte più possibilità. Ecco, sì. No? Ecco, e lo stesso Turing, no? Proprio per, diciamo... per interrogarsi sugli argomenti dell'intelligenza artificiale, praticamente faceva delle simulazioni, cioè faceva una specie di programma sulla carta, cioè di come comportarsi, e con un giocatore umano dall'altra parte, lui invece di rispondere con l'intelligenza, no, rispondeva con l'idea che si era fatta una specie di programma, faceva una simulazione di un computer. Con la logica matematica. Sì, esattamente, no? Ecco, e quindi diciamo che quindi appunto i giochi sono stati un argomento importante nella nascita dell'intelligenza artificiale. Allora, nel 1956 si viene per la prima volta coniato il termine intelligenza artificiale, no? E quindi ci sono una serie di sforzi, cioè l'argomento interessa, l'argomento è ritenuto importante, e quindi si inizia a cercare di capire che cosa possa essere, no? E quindi ci sono, qua è tutto accademico in questo momento, no? E quindi appunto ci sono tutti studiosi, professori, eccetera, no? Matematici e così via, che incominciano a fare questi tipi di ragionamento, no? Ci sono appunto diversi approcci teorici, ci sono delle delusioni perché le cose non funzionano, e avanti di seguito, no? Ecco, quindi negli anni 70 appunto si incomincia a studiare il gioco degli scacchi, eccetera, e le cose vanno avanti in modo alterno, no? Vanno avanti in modo alterno fino a che negli anni 80 incominciano a diventare utili alcune cose, no? C'è da dire che al giorno d'oggi la cosa è ben codificata, cioè c'è il discorso delle reti neurali che è predominante, no? Eccetera. Però nel corso del tempo gli approcci sono stati diversi, per esempio sul gioco degli scacchi si provava un'intelligenza che fosse proprio specifica, mentre oggi le intelligenze sono trasversali in qualche modo, no? Cioè la tecnologia si usa per fare varie cose, no? Ma all'epoca, per dire, appunto, come origine di studio, si andava a ragionare su una intelligenza che fosse specifica solo per gli scacchi, quindi la scacchiera ha 64 caselle, quindi i pezzi si muovono in un certo modo, e quindi c'era tutta una serie di cose. Altri sistemi erano appunto i sistemi esperti, per cui l'intelligenza era quella di appunto chiedere delle cose e dare dei contenuti alla macchina, no? E adesso vediamo come, insomma. Però ecco, già diciamo dagli anni 80 incominciano a esserci
diciamo delle cose interessanti anche a livello pratico, cioè le industrie incominciano a fare profitto utilizzando delle tecniche che c'erano all'epoca, no? Ecco qua, nell'86 viene introdotto, anzi reintrodotto, quindi perché è stato teorizzato in precedenza, l'algoritmo delle reti neurali, che è cruciale nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Dopo vediamo. Un altro momento è stato, io vi ho presentato prima una slide, cioè un link di IBM, perché IBM si è molto interessata di questo argomento, no? E quindi è un argomento che conosce abbastanza, ha finanziato studi, ha fatto delle cose. Nel 1997 qualcuno si ricorderà che il computer Big Blue ha battuto il campione mondiale di scacchi Garry Kasparov, no? E quindi, cioè, all'epoca ha fatto scalpore, insomma, anche perché negli anni 90 i computer erano una novità, insomma, e così via. Vi ricordate l'uomo dell'anno, tutte queste belle cose, insomma, no? Ecco, andiamo un attimo più veloci e vediamo che a un certo punto, dagli anni 2000, no, i computer diventano sempre più potenti, come vi dicevo prima, no? Ecco, e non solo diventano potenti, ma il numero di dati presente in internet tutti i giorni cresce ed è imponente. Quindi noi abbiamo una imponente mole di dati, abbiamo una potenza di calcolo che cresce e quindi arriva il momento per cui la intelligenza artificiale, che prima era una cosa accademica che dava risultati scarsi e molto verticali, diventa una cosa che può essere può essere usata in modo vasto. Una piccola cosa, lasciamo stare, comunque c'è una ditta che produce schede grafiche, no? Quindi quando voi vedete la grafica al computer, i giochi, per dire, no? Che si muovono, che costruiscono, che è incredibile quanto veloci vadano, no? Quelle schede grafiche lì sono usate molto nell'intelligenza artificiale, tant'è vero che le azioni della Nvidia, si chiama, no? Che è la ditta che le produce, no? Sta guadagnando stramiliardi di soldi, insomma. Vabbè, d'accordo, perché fa queste schede che vengono usate appunto per fare l'addestramento, perché hanno delle particolarità che le rendono particolarmente adatte, no? Ok. Quindi chiaramente, appunto, noi sappiamo ormai che tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato le altre volte, no? Tipo per esempio appunto il come i vari social network, Facebook, eccetera, no? E lì, insomma, loro hanno cominciato ben presto a dire: ma guarda, quasi quasi io un po' di intelligenza artificiale la uso perché mi torna utile, no? E quindi sicuramente diciamo che la cosa c'è. E dopo, da ultimo, c'è il discorso che vi ho detto, no? Che vi ho detto prima, no? Nel 2023 ChatGPT ha un attimo cambiato le carte in tavola, cioè diciamo che ci stavano arrivando tutti, no? Però diciamo che è andato proprio al largo pubblico l'uso di questi strumenti, insomma, con ChatGPT, insomma, no? Che, come vi dicevo prima, è un sistema, come avete visto, in grado di conversare, no? È in grado di superare il test di Turing, no? Si chiama LLM perché è un modello di linguaggio. Dopo vediamo che cos'è, ok? Bene, allora, abbiamo parlato, e quindi questa è la storia in sostanza, no? Abbiamo parlato di reti neurali e vediamo che cos'è una rete neurale. Allora, intanto, che cosa deve fare un'intelligenza artificiale? Un'intelligenza artificiale, in base a quello che io gli do in ingresso, quindi in input, no? Ragiona, fa delle cose e mi dà un risultato in uscita, no? Ad esempio, no? Se parliamo di visione automatica, no? Deve vedere se tra la gente che passa per strada, no? C'è un umano oppure c'è un cane oppure un gatto, no? E quindi se noi stiamo entrando in un supermercato e l'ingresso è vietato ai cani,
potrebbe essere utile un'intelligenza artificiale che è in grado di distinguere tra il volto umano e il muso dei cani, no? Ok? Ecco, allora, come può fare questa cosa qua? Allora, c'è una rete neurale, cioè ogni neurone è un singolo argomento, no? Allora, l'argomento è che l'uomo ha due occhi, normalmente, no? E quindi già lì lui assegna un punteggio se lui vede due occhi. Dopo lo sto semplificando perché la cosa è un attimo più complessa. Ha due occhi, un naso, una bocca, le orecchie sono laterali, eccetera. Anche il cane ha queste cose qua. Però il naso è allungato, c'ha il pelo, le orecchie sono lunghe, no? Cioè, quindi ci sono tutta una serie di parametri che dicono che non so quanto sono grandi le orecchie di un umano per essere considerato un umano, no? E gli occhi sono frontali, gli occhi sono laterali, cioè sono tutti questi argomenti, no? Che permettono. E come vedete, solo per riconoscere un volto, forse ci sono migliaia di neuroni necessari, no? Ecco, allora un neurone passa dal primo livello, passa al livello successivo. Allora uno dice, benissimo, questa cosa qua ha due occhi, sì, allora si passa al livello successivo dove ci sono varie analisi. Ma il sì è una percentuale, no? E quindi insomma c'è molta matematica qua dietro. Insomma. Comunque il concetto è che la rete neurale, diciamo, ci sono molti appunto dati in ingresso, no? E che superano vari livelli di cose per alla fine dare un risultato, no? Ecco, e quindi così. Quindi poi la cosa è in questo senso, cioè voglio dire, no? Se io gli do un pattern, chiamiamolo, no? Quindi il mio ho una figura dove ci sono due occhi, per dire, no? Lui come fa a sapere che questi sono occhi e come fa a sapere che sono due, no? Perché prima di sottoporgli questa immagine ce ne sono state sottoposte milioni prima, no? Per cui hanno detto, quando ci sono queste condizioni, allora è possibile che, no? Ok, no? E questo, quindi si distingue nelle reti neurali la fase di addestramento alla fase di utilizzo, no? E quindi, per quanto riguarda l'utilizzo, la potenza di calcolo è minore, perché in base a un certo pattern, appunto, è possibile stabilire, dargli dei punteggi per cui si arriva a determinare la cosa, no? E quindi questo è grosso modo, ripeto, io non sono un grande esperto, ve la giro come l'ho vista io, se volete potete approfondire, però diciamo la chiave è questa, cioè le intelligenze artificiali lavorano per reti neurali, no? Ci sono vari tipi, io qua ne ho elencate alcune, per esempio intelligenza artificiale debole e forte. La debole è interessante questa cosa qua, perché mentre ci può essere un'intelligenza artificiale universale che sa di tutto, tipo il ChatGPT che abbiamo visto prima, conosce moltissimi argomenti, no? E poi ci sono quelle che vengono chiamate deboli, ma che in realtà sono molto importanti, che conoscono una sola cosa. Per esempio, se io ho un mobilificio e devo fare controllo di qualità, o anche, che ne so, un'industria che fa metalmeccanica, che fa dei pezzi, eccetera, no? Ecco, solo passando sotto a una telecamera, no? È in grado di sapere, diciamo, se un pezzo entra nei parametri oppure no, oppure è da verificare, no? Ecco, e questa è un'intelligenza debole, cioè l'intelligenza artificiale è stata istruita solo per fare questo singolo scopo, no? E lo fa bene, no? Ecco, oppure questi sono molti modi in cui viene usata, tipo per esempio, che ne so, nella metallurgia, in altri campi. Per esempio, se io devo studiare delle leghe metalliche, no? Io ho 10 tipi di componenti metallici, i quali li posso cucinare, quindi con vari tipi di riscaldamento, pressione e varie cose. Chiaramente, se devo fare i test per capire se questo funziona, se li informo manualmente di volta in volta è costoso ed è lungo. L'intelligenza artificiale in questi casi aiuta moltissimo, perché io invece di fare 10.000 esperimenti ne faccio 50,
perché il resto me li ha già scartati l'intelligenza artificiale, conoscendo le caratteristiche della materia, eccetera, eccetera, no? Ok, quindi è debole e forte. Ecco, il machine learning, ne abbiamo parlato, no? È l'apprendimento, cioè le reti neurali vengono addestrate attraverso il machine learning, cioè noi gli insegniamo a fare determinate cose, no? E qua, anche qua ci sono delle differenze, cioè io gli devo dire, tu devi scoprire se è una figura a due occhi, ok? No? Allora, io posso fare così, l'apprendimento può essere supervisionato, cioè io ti passo le immagini e in qualche modo c'è qualcuno che dice se è vero o non è vero, no? E quindi aiuta l'intelligenza artificiale in modo supervisionato ad ottenere i risultati, no? E poi c'è l'apprendimento non supervisionato, no? Cioè ci sono dei sistemi per cui io gli do in pasto talmente tanti dati che lui comunque riesce a smazzarsi da soli, diciamo così, no? E poi c'è il deep learning, che non solo ha l'apprendimento non supervisionato, ma anche addirittura è lui che stabilisce quali sono i neuroni, cioè, no? È talmente appunto, è lui che stabilisce quali sono i parametri, gli input che deve avere per avere questi risultati, insomma, quindi questo è il deep learning, no? Ecco. E poi ci sono i large language model, tipo ChatGPT che abbiamo visto, no? È il più famoso, ma ne esistono altri, ad esempio Gemini di Google, e c'è poi Llama di mi pare di Facebook, così, no? Allora, cioè come funziona? Cioè noi prima abbiamo visto che scrivevamo delle cose e lui ci rispondeva, no? Allora, il modello prevede in modo statistico la parola che segue l'ultima parola inserita. La conoscenza è talmente vasta che è in grado di produrre testi plausibili. Testi plausibili abbiamo visto che lo fa, ok? No? E quindi così. Allora, ad esempio, una cosa statistica potrebbe essere questa qua, quella della figura che vedete sotto, no? Allora, il gatto sta inseguendo. Che cosa sta inseguendo il gatto? Il cane? 5%. E squirrel, che sarebbe lo scoiattolo? Ma forse un 20%. Il ragazzo? No, 5%. Una casa? Non si può inseguire una casa. E insegue il topo al 70% di probabilità. Quindi, quando il language model, no? Trova la frase il gatto sta inseguendo, lui dice ma secondo me insegue il topo, no? E quindi è questo è il modo in cui lo fa, ok? No? Avete già nel telefonino? Non avete mai provato a scrivere una frase e lui vi suggerisce una parola? Un meccanismo solo che miliardi di volte più esatto, no? No? Ecco, come dicevo prima, no? Cioè, per esempio, ChatGPT è stato addestrato perché, come vi dicevo, i requisiti sono la potenza di calcolo e la quantità di dati che ingerita. Cioè, voglio dire, ChatGPT si è bevuta tutta internet, no? E quindi avete un'idea di quanta roba ci sia, insomma, ecco, no? E quindi sì. Senza uno di questi due requisiti non era possibile farlo, in sostanza, no? Ok, bene. Abbiamo visto prima. Allora, qua forse è meglio che accelero un po' perché Abbiamo tempo, non so, è troppo pesante, un po' felino, vedo un po' un po' di perplessità. Chinone dell'ambiente. Ok, dai. Vabbè. Dai, andiamo un po' più veloce. Veloce. Sì. Allora, d'accordo. Allora, c'è un metodo dietro. Certo. Ci hanno messo tanta intelligenza umana per ottenere dell'intelligenza artificiale. Il nostro stato e il volume di intelligenza che dobbiamo assimilare. Infatti. Così, allora, ci sono alcune cose che dobbiamo dire sugli LLM tipo ChatGPT e Gemini, no? Allora, intanto ci sono le allucinazioni, non sempre la indovinano, no?
Cioè, quindi ChatGPT alle volte, ma non solo lui, ha quelle che si chiamano le allucinazioni, cioè dice delle cose completamente false. No? Cioè è stato addestrato con talmente tanti dati, però dice delle cose completamente false e può succedere, no? Ad esempio, l'esempio tipico è se io gli do un problema matematico che i bambini delle elementari risolvono nel modo in cui lo risolvono loro, cioè mia sorella ha 3 fratelli e mio fratello ha 5 sorelle, in quanti siamo in tutti, no? Per dire, no? È facile che ChatGPT sbagli questa cosa qua, insomma, no? Perché appunto perché è così. Però cioè, lui le risposte le dà comunque, ma se sono giuste o sbagliate non lo sa. Ad esempio, se io gli dico, che ne so, chi è Paolo Rossi, no? Paolo Rossi, sto dicendo uno magari, che ne so, Benjamin Franklin magari lo conosce meglio, no? Però di alcuni personaggi può sparare delle robe che non esistono, cioè può dire Paolo Rossi è un famoso calciatore che però si è occupato anche di ricerca scientifica. Forse la seconda frase è falsa, non lo so, spero, non ne ho idea, però no. E questa è un'allucinazione, scusa? Un attimo, torno indietro. Sì. Dato abbiamo detto che Wikipedia è un'enciclopedia aggiornata, sì, incredibile. Ma, sì. Wikipedia. Però Wikipedia è diversa. Wikipedia. Allora tu hai detto che l'intelligenza artificiale è andata in internet. Sì. E avrebbe dovuto mangiarsi anche. Sì, si è mangiata Wikipedia. Perché non ha allucinazioni? Allora, il discorso è questo, perché il fatto che si sia mangiata Wikipedia, ma il problema è come se l'è mangiata. Cioè, no, il fatto è che è vero che ha mangiato Wikipedia e su Wikipedia ha trovato il comune di Ranzano, no? E quindi è riuscita a estrapolare alcune informazioni. Però lei non sa se quel dato lì arriva da Wikipedia o da dove arriva, no? Perché lui quando lo costruisce... Lui vede che Ranzano c'è il peso di tante parole vicine, sceglie quelle che hanno il peso maggiore e costruisce la risposta. Quindi non c'è una relazione uno a uno con Wikipedia, no? E il problema è questo. Vi ha detto che è un modello linguistico, perché come sono messe le parole fanno la differenza. Infatti sbaglia clamorosamente tante volte, quindi mai prenderla per... può essere utile in alcuni casi, ma... Sì, sì, cioè bisogna, ecco, difatti uno degli aspetti di questo tipo di strumenti è che io personalmente non lo uso tantissimo, ma perché sono io, insomma, ecco, no? Però, però per dire, se si usa è bene imparare ad usare le parole giuste per limitare questo dato qua, ok? Quindi c'è il problema delle allucinazioni, quindi è bene esserne coscienti perché non bisogna dare per scontato il risultato. Cioè è successo che qualche avvocato si è fatto fare la ringa da ChatGPT, l'ha presentata così com'era senza controllarla e insomma l'hanno cacciato malamente. Okay. Sì, e difatti l'altro argomento che voglio introdurre è proprio quello dei bias nei modelli linguistici. Allora, che cos'è un bias? Il bias è un pregiudizio, no? Cioè noi anche come umani abbiamo dei pregiudizi, no? Ci sono, se voi cercate proprio su Wikipedia bias cognitivi, no? Lì vi spiega un attimo che cosa sono, eccetera. I bias quindi sono dei pregiudizi. Allora, siccome ChatGPT è stato addestrato con internet, lui conosce le cose che ci sono lì dentro, no? Ma lì dentro c'è un po' di tutto, no? E magari ci sono certe culture che sono più rappresentate rispetto ad altre, no? E noi sappiamo anche che le culture possono essere contraddittorie, cioè quello che è accettato in una cultura potrebbe non essere un'altra. Ad esempio, i maschi possono sposare 4 mogli, ma gli europei, le donne europee non possono sposare 4 maschi, o viceversa, insomma, mettiamola come vogliamo, insomma, proprio per non avere pregiudizi noi, insomma, no? Ecco, però questa contraddizione alle volte c'è e può portare a delle situazioni, a dei falsi, insomma, no? Ecco, no?
E quindi diciamo che ChatGPT stesso, come avete visto, è molto pulitino, correttino quando parla con voi. Avete visto prima quando l'abbiamo provato assieme, no? Ecco, sì? No? Ecco, e quindi per questo perché appunto i bias esistono, cioè ci possono essere appunto dei pregiudizi così, però il lavoro che è stato fatto per esempio anche ChatGPT insomma ha speso dei bei soldi proprio per avere degli umani che andassero a mitigare questi aspetti, gli aspetti dei bias, no? E quindi noi ci troviamo con delle risposte politicamente corrette, quindi se voi fate delle domande estreme, ma secondo te Hitler avrebbe dovuto uccidere tutti gli ebrei nei forni? No? Lui vi dirà che è un concetto, provate, no? oppure che ne so, dammi la ricetta per cucinare il gatto, che ne so, forse magari sempre per avere dei pregiudizi, magari in qualche parte questo si fa, insomma, no? Per dire l'altra parte. Ho già provato. Ah sì, ho provato. Ho provato col pollo, col cane, ti dice il cane non si può mangiare, ma mentre invece. Però voglio dire, questa è. Qui hanno inserito manualmente un'etica. Sì, esatto. E questa etica, non in tutti i punti del mondo è la stessa. Questo è uno dei punti chiave, dei pericoli. Perché voglio dire, se a noi europei ci dice una moglie al musulmano non va bene magari, no? E quindi l'etica che è stata inserita manualmente spesso potrebbe essere costruita per le fasce sì. del pianeta diverse, no? Però qua questo potrebbe creare. E quindi cioè, esatto, tanti motivi, sì. Religiosi, tanti politici. Ma assolutamente. E quindi quando noi ragioniamo in termini, appunto, in questi termini, sappiate che esiste anche questo aspetto. Quindi, se voi andate a chiacchierare con uno di questi sistemi, dovete tener conto sia appunto dei bias che delle allucinazioni. Quindi non dovete mai prendere per oro colato quello che vi dice il sistema linguistico, diciamo, no? Bene, allora adesso prego. Sì. Come? No, allora è un'arte, perché difatti mi interrogavo anch'io su questa cosa qua, no? In realtà è proprio un'arte, perché diciamo, siccome non c'è nessuno che sa come lui ottiene questa risposta, neanche quelli che l'hanno creato, perché ci sono talmente tanti dati dietro, no? Per cui alcuni di questi aspetti sono ineliminabili, no? Allora, diciamo, qual è il modo migliore per interrogarlo? Si impara interrogandolo. Cioè, quindi, a mano che si fa esperienza, si trovano i modi migliori per evitare ambiguità, per sapere quando stiamo affrontando un bias piuttosto che quando lo stiamo facendo. Sì, dimmi. Sì, sì. Esatto. Sì, come si fa a rapinare una banca? E qua è proprio un correttivo manuale che dice che impedisce al sistema di farlo, no? Perché ed è un correttivo manuale, perché in realtà nel dark web queste sono informazioni. Prego. No, prova, non te lo dice, perché sono proprio dei sistemi che sono stati protetti contro questo tipo di cose. È vero, però gli studi sono stati fatti per verificare eventuali falle, per cui per dire, può darsi che su un modello particolare, se tu certo. La stessa domanda un certo numero di volte, ok, definito, forse effettivamente ti dico come costruire una bomba. Sì, può essere, ma può essere anche che ti dica per costruire una bomba serve acqua e menta.
E quindi prego. Sì, sì, sì. Noi dobbiamo porre la domanda perché questo capisca bene, sì, come è andata a mangiare a qualcosa, sì, sì, sì. Non è che noi ci limitiamo nel nostro cervello e cominciamo poi a ragionare con forma di domande. E questa è una domanda interessante, no? Ma in effetti, cioè dire che io prendo la forma dello strumento. Secondo me un po' c'è, ma c'è in tutti gli ambienti, non solo nell'intelligenza artificiale. Come fare un discorso su WhatsApp, Cioè, noi può essere, cioè noi per fortuna siamo forse un po' più intelligenti di questi sistemi, no? Per cui i nostri. E questo è il punto chiave, nel senso che nell'approccio, sì, ragionando in termini di sì, faccio quello che diceva, sì, la signora prima, è molto interessante il fatto che più lo è, sì, anche alla terminologia, sì, con la quale poi riversa, sì, assolutamente, lo strumento più nello spicciolo, al di là delle domande di curiosità, eccetera, può essere molto utile nella quotidianità, nell'aiutarti a redigere in una forma corretta un mail, per esempio, sì, quindi, oppure a scrivere un testo di un certo tipo. Ad esempio un biglietto d'auguri per una cresima. Esatto, cioè, può essere, io l'ho fatto, a una base di questo tipo può essere molto interessante utilizzarlo per darti spunti anche che magari non ti verrebbero. Però per quanto concerne cose più in grado in generale anche algoritmi, sì, anche informativi, ma algoritmi. Sì, anche codice, software, sì. Può scrivere stringhe di codice, mi riversi in codice, questa cosa e li corregge. Quindi, diciamo, uno strumento molto evoluto, però usato nella quotidianità può essere interessante. Sì. Però ecco qua il concetto è quello che diceva, che stiamo dicendo già ancora dall'altra volta, no? Sono tutti strumenti che fanno parte della nostra quotidianità e che è importante conoscere per utilizzarli al meglio. Quindi, come dicevamo prima sui telefonini, meglio un tipo di software piuttosto che un altro, tutti questi argomenti qua sono così, cioè la modernità, noi stessi siamo animali che vivono in un ambiente complesso e si adattano a questo ambiente complesso, insomma. E quindi l'adattarci ai sistemi di intelligenza artificiale può essere produttivo. Allora, io sì. Allora, è importante fare la domanda, perché è fondamentale. Però prima Claudio vi spiegava che lavora in un contesto. Qualche volta il contesto diventa fastidioso perché si è imboccato una strada sbagliata, continua. Siete costretti ad aprire un'altra chat parallela e ripartire, perché lei va per quella strada, voi modificate la domanda, ma lei insiste in quel. Quindi ecco un consiglio: bloccate quella chat, tenetela in sospeso e ne aprite un'altra. Perché si ricorda tutto il discorso di tutto il processo qua. Bene, allora direi che insomma. Appunto, come vedete, cioè adesso non abbiamo tempo di giocare ancora con ChatGPT, ma un po' l'abbiamo visto, quindi insomma vi lascio divertirvi da solo in questo senso, no? Ok, allora, tornando alle AI generiche, no? Oggi, sempre dal documento che vi ho presentato prima della IBM, no? Quindi oltre a ChatGPT c'è altro nel mondo, no? E le app sono usate, per esempio, alcune di queste sono delle cose che, per cui vengono usate comunemente le AI. Per esempio per il riconoscimento vocale. E questo lo potete vedere tutti, perché se a YouTube chiedete di tradurre il testo, magari in inglese, di qualcuno che sta parlando, lui almeno non lo traduce, ma fa il riconoscimento vocale, quindi vi mette i sottotitoli e quei sottotitoli non c'è stato nessun umano che li ha toccati, okay? Ecco, e questa è una cosa. Dopo, un'altra cosa che vi potrà essere successa, almeno a me è successo, è il servizio clienti. Ad esempio, io sono un utente Fastweb
e ho avuto dei problemi e attraverso WhatsApp ho chiesto di risolvere questi problemi. Allora, io sono andato su WhatsApp, sono andato sul link di Fastweb, no? E mi ha chiesto di aprire una pagina per riconoscere che effettivamente io sono un cliente di Fastweb. A questo punto ho posto la domanda e lui mi ha dato delle risposte. Io sono sicuro al 100% che dietro c'era un'intelligenza artificiale. Addirittura una volta, allora il concetto era questo: se non ce la facciamo ti passo un umano, per adesso parlo io, no? E effettivamente, diciamo, una volta mi ha risolto il problema, quindi senza intervento umano, no? Altra divertente cosa che vi racconto è la computer vision. Scorsa settimana, domenica, con mia moglie, invece di andare al mare, siamo andati a fare un giro all'IKEA, no? E siamo andati a mangiare al ristorante, quello dell'IKEA, no? Dove c'era il coso. Allora lì cosa fa? Io sono andato col carrello, ho preso le mie polpettine svedesi con il purè, ok? Esattamente, no? E sono andato alla cassa. La cassa era una fotocamera. Ho messo il vassoio sotto la fotocamera e lui mi ha detto che cosa avevo preso. Quella è computer vision, quindi è un'altra intelligenza artificiale. Poi ho pagato con la carta e sono andato avanti. No? Ho detto che erano giusti. Sì, sì, era giusto. Altrimenti avrei protestato, sta tranquillo. Ok. No? Ecco, e quindi quella era un'intelligenza artificiale, no? Ecco, poi vabbè, sempre preso dal testo che vi avevo annunciato prima, no? Cioè, ci sono le previsioni meteo, quindi voi adesso sapete che le previsioni ultimamente sono abbastanza accurate, no? C'è qualcuno che spara 15 giorni, quest'anno l'estate sarà calda, stanno raccontando balle, no? Nel senso che le previsioni sono accurate nelle 24 ore, forse 48, non lo so, però nelle 24 ore ci beccano al 100%. E quindi anche lì, insomma, c'è parecchia intelligenza dietro, tra cui anche intelligenza artificiale. L'ultima cosa è il rilevamento delle anomalie. Ve l'ho detto prima, no? C'è un sistema di computer vision che vede i pezzi che passano e vedono se ci sono delle anomalie, delle cose, no? Quindi anche questo è un campo di utilizzo, no? Allora, io avrei chiuso questa parte del ragionamento, se volete farmi qualche domanda, ma adesso in pochi minuti, perché come sempre andiamo lunghi, vi parlerò anche di quello che fa. Dimmi. Non so di che cosa stai parlando. No, gemelli digitali non conosco, scusami. No, non c'è. Comunque a scuola adesso purtroppo alcuni alunni stanno utilizzando ChatGPT per farsi sviluppare il compito da consegnare il giorno dopo all'insegnante. Però per fortuna gli insegnanti, guardando tutti quanti i compiti, l'insegnante che ha esperienza vede che il metodo è lo stesso. I paragrafi di testo, soprattutto di lettere, no? O di inglese, sono uguali, sì. No? Quindi i moduli, diciamo, di soluzione sono identici. Quindi cosa succede? Che il ragazzo o la ragazza più, diciamo, io li dico sviluppati con l'informatica, sono riusciti a dare in pasto il compito e quindi gli argomenti del compito, in maniera tale che ChatGPT ha elaborato tutti quanti i parametri richiesti e gli restituisce un prodotto. Il più delle volte cosa fanno? Lo trascrivono senza controllare. E detto che andiamo su quello che ha detto Claudio, che in mezzo ci sono gli strafalcioni. Certo. No? Però purtroppo, e come ChatGPT riesce a stare lo riescono a fare anche con delle applicazioni. Sì, ma difatti questo. No. Con la telecamera leggono direttamente il testo della domanda del compito, quindi non hanno neanche. Però ecco, questo è uno degli argomenti su cui ci si deve interrogare, cioè questi nuovi strumenti appunto portano a queste interazioni sociali particolari, per cui
sono sicuramente degli argomenti che vanno affrontati sostanzialmente. Allora vi dicevo che l'ultima cosa di cui vi voglio parlare, cerco di essere veloce, è il discorso delle normative europee, no? E direi che non ce la facciamo come sempre, io sono sempre ottimista ma poi sono un chiacchierone. Esattamente, no? Allora, ci sono due... Allora, l'Europa secondo me ci difende molto in questo caso qua, cioè voi avete sentito parlare di abusi la scorsa settimana, no? delle posizioni dominanti dei big tech che cercano un po' di approfittare di noi in qualche modo, no? Sempre per motivi pubblicitari, per soldi, insomma, comunque lo fanno. E quindi l'Europa, diciamo che è l'Unione Europea è l'unico nel mondo, l'unico organismo che si è occupato in modo approfondito. Ve ne ha parlato prima Bruno, per esempio, parlando delle sanzioni, per esempio, delle contro Microsoft di Monti e tante che ce ne sono state anche ultimamente, tanti tipi di cose, no? Perché effettivamente l'Unione Europea si è data degli strumenti di tutela, insomma, no? Allora, quanto tempo mi date ancora? 5, 10 minuti? 5 minuti, benissimo. Allora, in 5 minuti il GDPR lo saltiamo a pie pari. In queste due puntate abbiamo iniziato un discorso, poi magari vedremo se... Sì. Ecco, no? Ecco, allora il GDPR lo saltiamo subito, perché se abbiamo 5 minuti non possiamo parlare, insomma, no? Diciamo che l'unica cosa che dico è che il GDPR tutela la privacy dei cittadini europei e lo fa attraverso una serie di norme piuttosto stringenti che hanno generato multe importanti e a cui tutti si devono adeguare. Quindi noi siamo più tutelati rispetto a tutti gli altri paesi del mondo. E poi ultimamente è uscito proprio poco prima delle elezioni europee, quindi a giugno, no? Quello che si chiama AI Act, no? Che sarebbe l'intelligenza artificiale. Vi dico solo un dato, no? Allora, il GDPR di cui abbiamo parlato un momento fa è lungo 88 pagine. L'AI Act è lungo circa 400 pagine, no? Esattamente, quindi è una norma molto corposa, no? Ed è corposa per il motivo che vi dicevo prima, cioè l'intelligenza artificiale è un argomento molto complesso, no? Ed è un argomento in continua evoluzione, quindi fare una regolamentazione richiede certe cose. In estrema sintesi, comunque, l'AI Act ci dice alcune cose, no? Allora, la prima cosa che dice: sono rischiose, e questa era anche la domanda di partenza, sono rischiose le intelligenze artificiali? In alcuni casi sì, no? E difatti dice, ci sono delle pratiche che addirittura per l'Unione Europea sono completamente vietate, no? E che sono, per esempio, alcuni tipi di riconoscimento facciale per uso poliziesco, ad esempio la catalogazione della popolazione, per esempio come si fa in Cina, che c'è il punteggio, viene dato un punteggio ai cittadini in base alle cose, è vietata la predizione del rischio, cioè loro con l'intelligenza artificiale potrebbero definire che io sono una persona a rischio perché il mio vissuto è stato particolare, perché io ho una mentalità criminale. E quindi fa delle operazioni preventive per impedire che io faccia delle cose che non dovrei. Questo è vietato in Europa, no? Cioè, quindi i cittadini hanno diritti, quindi se compiono delle azioni vengono perseguiti, ma se non le compiono no. Ok? E quindi queste sono le pratiche vietate. Poi ci sono delle pratiche che vengono definite ad alto rischio, no? Cioè, quindi ci sono delle cose che possono essere dell'intelligenza artificiale, come abbiamo detto prima, l'intelligenza non è solo ChatGPT, ma è anche molto altro, no? Soprattutto quello che abbiamo detto, le intelligenze artificiali deboli, no? Cioè quelle specifiche in un campo, no? Ecco. E qui allora vengono definite quelle che sono, ci sono quelle ad alto rischio, quindi in cui c'è un rischio concreto per la salute
oppure che ne so, anche per la manipolazione, no? Ad esempio, un'altra cosa che è vietata, tornando a prima, è la manipolazione, per esempio per scopi elettorali o per altro, cioè, quindi la manipolazione subliminale, cioè mi vengono fornite delle informazioni che sono false e tendenziose, no? al di fuori della mia capacità di riconoscere questa cosa, e questo è anche vietato. Ecco. E invece i sistemi ad alto rischio è dove ci sono rischi per la salute. Ad esempio, se io sono in un ambiente possibilmente esplosivo, perché il mio lavoro mi porta ad andare in posti dove ci possono essere dei gas esplosivi, lì non ci possono, l'intelligenza artificiale non può fare, cioè deve avere delle grandi limitazioni in modo da non espormi a rischio, e quindi ci sono delle cose specifiche in questo senso, no? E poi ci sono, se avrete voglia di guardare, io un po' me lo sono guardato, perché siccome è un po' per lavoro, mi occupo comunque di informatica, quindi un po' le cose le ho studiate, ma certo 400 pagine sono tante, insomma, no? Ecco. E quindi appunto ci sono tutta una serie di cose che l'Unione Europea dice sono a rischio. E se sono a rischio, che cosa devo fare? Devo gestire il rischio, cioè so che c'è un rischio, e quindi devo mettere in campo degli strumenti per fare in modo di mitigare il rischio, no? Devo fare la governance dei dati raccolti, cioè io raccolgo i dati che io raccolgo, no? Li esamino in modo da effettivamente vedere, perché come abbiamo detto l'intelligenza artificiale non è predittiva, abbiamo visto che ChatGPT racconta delle cavolate, insomma, no? Ecco, e quindi la governance significa che sì, vengono raccolti i dati, sì, vengono lavorati, ma siccome l'intelligenza artificiale li lavora da solo, io devo comunque, se il sistema è un sistema ad alto rischio, devo comunque poterli gestire, devo guardare questa cosa, devo documentare tutto quello che succede, quindi ogni chat, ogni cosa deve avere la propria registrazione, in modo che io sono in grado a ritroso di andare a verificare, avere i problemi, deve essere trasparente, no? Cioè, quindi devono dire tutti i requisiti che ci sono, tutto quello che fa deve essere spiegato in modo chiaro, no? E deve essere sorvegliata da umani, quindi queste sono le caratteristiche, no? Come, ecco, no? Un'altra cosa che su cui sempre la IAT punta molto è l'educazione per esempio di chi se ne occupa, ma anche appunto una certa alfabetizzazione, perché sono argomenti complessi che è giusto che noi sappiamo, no? Quindi diciamo che la conclusione è questa, no? La Unione Europea si è data per prima una legislazione che è molto importante e che ci tutela molto. I detrattori dicono che questo tarpa le ali a chi vuole fare innovazione. Sì e no, no, nel senso che comunque anche di questo si è occupato la IAT dice che ci sono dei sistemi dove i sistemi sono i sistemi di studio, quindi ci possono fare delle cose di prova e così via, no? E queste sono tutelate, anzi sono incoraggiate, no? E l'altra cosa che appunto dice è molto importante l'educazione, insomma, no? E quindi tutti questi sistemi a me fanno dire che io sono contento di essere cittadino europeo, almeno su questi aspetti, no? Perché su questi aspetti, e non solo, quindi anche sul GDPR, ma altri ce ne sono, no? Su questi aspetti l'Unione Europea si interroga e tenta di tutelare i cittadini, quindi per me è una cosa positiva. Io direi che per stavolta siamo andati lunghi, quindi mi fermo qua e vi ringrazio. Se avete qualche domanda prima di chiudere. Sì. 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 No, esatto.
Allora, diciamo che loro sono stati bravi in questo senso, cioè per dire, siccome è una materia in continua evoluzione, no? Loro hanno nella legislazione, perché io non sono un giurista, assolutamente no, però diciamo che i giuristi, siccome stiamo parlando di leggi e le leggi sono scritte e quindi fanno testo, fanno legislazione, no? Hanno separato la parte dei concetti dalla parte delle diciamo delle motivazioni delle cose, e quindi il testo è composto dal testo della legge più gli allegati. Ad esempio, negli allegati vengono riportati quali sono i sistemi ad alto rischio, quindi le definizioni non sono interne al testo ma sono in allegato, che è l'allegato più facile da elaborare e portare avanti nel tempo. E quindi questo è il modo in cui vengono fatte. La definizione stessa è in un allegato, quindi può mutare, perché la legge rimane quella, ma la definizione può cambiare nel tempo. Ho fatto proprio la prima scelta per sì, il sì, 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 infatti è in continua evoluzione. Sì, che determinate nazioni che appartengono alla comunità europea domani faranno una deroga a una legge che quindi va e deve essere integrata allo stesso tempo del protocollo che viene presa in vigore da quella nazione nella comunità europea. Cioè, se io collego un utente della Spagna che ha cambiato la sua regolamentazione per la gestione dei dati dell'utente quando si collega sul mio sito, io devo fare in maniera che nel mio sito possa assicurare all'utente spagnolo di aver tutelato i dati. Boh, allora io direi possiamo chiudere, magari continuiamo la chiacchierata fuori dalla registrazione, cosa dite? Va bene. Allora, Ivo, ti ringrazio.